Ciao Sweet Family e bentornati in questo nuovissimo video, ma soprattutto bentornati nella mia playroom. Oggi andiamo a scoprire la pasticceria Sbabam, o meglio andiamo a scoprire i nuovi macarons Melmito Slime. Ma prima di cominciare, sigla! E rieccoci qua con i nostri macarons Melmito Slime. Prima di scoprirli insieme a voi, vi dico un po' di cose che riguardano questa collezione. Allora, in questa collezione troviamo 6 colorazioni diverse, ma ben 12 profumazioni. Ovviamente le scatole che contengono questi macarons Slime non dicono nulla sulle profumazioni, quindi va tutto a sorpresa. Come vedete, io ho preso tutti i 6 colori, così andiamo a scoprire insieme anche il profumo che ho trovato. I profumi che potete trovare all'interno sono: in quello azzurro anice e zucchero filato, in quello verde mela e lime, in quello rosa caramella e lampone, in quello marrone cioccolato e torta, in quello rosso fragola anguria e in quello giallo limone e arancia. Li trovate tutti in queste simpaticissime e bellissime scatoline. Questa cosa veramente mi ha wow. Pensavo che li vendevano sfusi, invece in ogni scatolina ne trovate ben 2 in 2 colorazioni diverse, ad un prezzo di 3 euro a confezione nelle migliori edicole. E adesso andiamo a scoprirli insieme. Ah, dimenticavo, ogni slime al suo interno ci sono dei mitici fruttini. Come vi dicevo prima, in ogni scatolina trovate un opuscolo dove vi danno comunque tutte le delucidazioni su questa collezione. E adesso andiamo ad aprirle. Adesso andiamo a scoprire quello azzurro. Cioè, poi hanno messo anche, guardate, Sbabam qua sul impresso sullo slime, quindi è super trasparente e i fruttini sono bellissimi. E adesso vi dico anche, questo è quello all'anice, quindi ho trovato anice. Sono un po' freddi, quindi bisognerà lavorarli bene. I fruttini vanno ovunque, quindi anche un po' crunchy, quindi sentirete questi fruttini, perché sono rigidi, sono piuttosto rigidi. Quindi è anche un effetto rilassante, massaggiante per le mani. E un attimo che lo scaldo, perché fa scoppietta. A dirvi la verità, non si lavora molto bene. Proviamo ad andare bene avanti con gli altri. Questo qua mi ha un po' deluso, perché anche la profumazione tende a sparire dopo un po'. Allora, apriamo quello giallo. Anche questo qua è super super trasparente, profuma di limone, lime, e questo qua sembrerebbe un pochettino più, non più di tanto, vedete si rompe, non capisco il perché, mi sa che dovrò scaldarli bene. La trasparenza di questo slime è stupenda, mi piace un sacco, però rispetto agli altri Melmito questi qua sono molto molto più rigidi e si lavorano un po' più male. E questo qua era quello giallo al lime. Poi andiamo avanti. Il marrone e il rosa. Apro il rosa. Bellissimo anche il rosa. Cioè, il rosa è stupenderrimo, guardate. Wow. Questo è lampone. Cioè, io volevo la caramella, invece no, il lampone. E questo qua è più, guardate, è molto più flessibile, si lavora meglio, molto più morbido. Adesso guardiamo se riesco a, non riesco a tirarlo, sempre comunque per il discorso che è freddo. Al tatto è bellissimo. Poi anche questi fruttini che si mischiano nella trasparenza dello slime, wow, wow, wow. Ecco, questo forse è più, guardate che bello, cioè io adoro. E adesso apriamo quello marrone, che wow. In quello marrone potete trovare cioccolato o torta.
Guardate, cioè, no, io voglio dire, questo qua, come vedete, è molto più bello, nel senso molto più lavorabile. È profumo di cioccolato e vi assicuro che è una cosa buonissima. Cioè, sa di Nutella, sa, wow. Guardate. Sì, oddio, è un pochettino più morbido. Ma si fanno fatica tantissimo a lavorare. Oddio, all'inizio, ecco, vi consiglio di lavorarli all'interno delle sue confezioni, che molto probabilmente riescono a scaldarsi prima. Niente, andiamo avanti, apriamo l'ultima scatola. L'ho rotta. Ok, rossa e verde. Così ho completato tutti i colori. Mela, sì è mela. Sì, oddio, anche dentro nel suo contenitore, insomma, non capisco perché non riescono a scaldarsi bene per poi essere lavorati meglio. Ci proverò, ci lavorerò su in questi giorni, magari ci farò qualche modifica, però come vedete, cioè, sono colori stupendi, sono colori trasparentissimi, super, super brillanti e poi con all'interno questi fruttini. Wow, adoro tantissimo. E questo era il macaroon alla mela. E questo qua rosso, fragola o anguria? Questo è anguria e cioè, dopo il rosa, questo qua è il colore preferito. È un rosso super acceso, super trasparente e con questi fruttini mini è bellissimo. Guardate, è stupendo da vedere. Poi comunque con le luci così vi dà tutto un altro effetto, super brillante. L'unica roba che mi dispiace è che non ha tanta flessibilità, nel senso resta un pochettino rigido al tatto, ma non importa perché comunque sono belli da vedere. E inoltre vi volevo far notare che ogni Macaroons ha questo buchino, questo forellino per incastrarlo dentro magari in una cordicella, appenderli nella vostra camera, comunque fanno anche E questo qua arredamento. era il nostro ultimo Macaroons Melmito Slime della collezione Sbabam. Allora, per quanto mi riguarda, lo slime in sé per sé è piuttosto difficile da lavorare perché, come vedete, come vi dicevo, è le Piuttosto do un rigido. bel 8 per l'idea comunque di profumazioni e anche di confezione, ma anche per i charms che trovate Quindi per all'interno. questo video scopriamo insieme i Macaroons Melmito Slime. È tutto. Io spero che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciatemi un bel like. Iscrivetevi al mio canale YouTube. E inoltre, vi aspetto sulla mia pagina Facebook, il mio gruppo privato La semplicità di Sweet Vanilla, Instagram, Twitter e Musical.ly. Vi lascio giù tutti i link nell'info box. Per questo video è tutto. Un bacio e ciao.